Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video. Spero che in questo momento così particolare stiate tutti bene, eh? Come prima cosa vi ringrazio per aver fatto arrivare alle stelle il video Le armi più orribili della Grande Guerra. Sono veramente contento che sia piaciuto molto e ve lo lascio nei video consigliati qua in alto nella i. Ho deciso così di pubblicare il terzo episodio di questa serie. Mi raccomando, se ne volete altri lasciate un like, commentate e per chi non l'avesse già fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e perché no, di attivare la campanellina, così da essere sempre aggiornati sui nuovi video. Benissimo, in questo video ho deciso di parlarvi di 5 curiosità sulla Grande Guerra. Questa volta ho deciso di non fare una classifica, ma bensì un elenco. Le corazze. Quasi tutti abbiamo in mente le scene del celebre film Uomini contro, dove si vedono i nostri soldati indossare pesanti e bizzarre armature. Ebbene, tutto vero, o quasi. Eccole qui dunque le famose corazze Fasina, particolarmente celebri, perché permettono in pieno giorno azioni di un'audacia estrema. Il nemico può avere fucili, mitragliatrici, cannoni. Con le corazze Fasina si passa comunque. I soldati romani vincevano grazie alle corazze. Le scene del film si rifanno però alle armature Brewster, utilizzate solo per poco tempo dall'esercito inglese. L'esercito italiano adottò invece in primis il brevetto dell'ingegnere milanese Ferruccio Farina e poi la corazza Corsi, che essendo più costosa era destinata solo a pochi fortunati, praticamente solo per chi avesse abbastanza denaro per acquistarsela. Tutti gli eserciti dell'epoca avevano le loro corazze sperimentali, ma allora perché non vennero mai impiegate su larga scala? Beh, in primis perché il peso della corazza impediva i movimenti più rapidi e defilati, che potevano salvarti dalla morte. Poi sicuramente c'è un motivo economico, ma soprattutto non presero piede perché a distanze ravvicinate anche i calibri più piccoli potevano perforarle, portando alla morte il soldato, quindi sostanzialmente erano inefficaci. Armi a funzionamento non convenzionale. Forse non tutti sanno che nella Prima Guerra Mondiale vennero sperimentate anche delle armi ad aria compressa. In verità l'idea di utilizzare l'aria compressa al posto della polvere da sparo risale circa al XVII secolo. L'arma più emblematica a sfruttare l'aria compressa forse è il Luftminenwerfer 1915 e successivamente 1916, che era un mortaio pneumatico da trincea di medio calibro, inventato e utilizzato nella Prima Guerra Mondiale dall'esercito austro-ungarico. Esso per sparare sfruttava la forza dell'aria compressa contenuta nel cilindro che poteva durare per un massimo di 15 colpi. Aveva un basamento fisso e un rinculo rigido, quindi senza meccanismi di smorzamento. Il vantaggio dell'impiego di quest'arma era per il fatto che il proiettile non lasciava traccia nel cielo e il cannone, data la mancanza di combustione, non produceva né fiamme né fumo, quindi il posizionamento dello stesso poteva rimanere celato per tutto il suo impiego. L'arma venne impiegata principalmente dal 1916 sul teatro russo, ma qualche esemplare raggiunse anche il fronte italico. L'impossibilità di produrre su vasta scala quest'arma fece sì che ben presto venne abbandonata. Dalla controparte austriaca invece abbiamo un'arma particolare anche se piuttosto semplice da produrre, è il Lebensprojekt. Un lanciabombe con cartuccia di innesco elettrico inventato dall'ufficiale del genio britannico William Edward Lebens, da cui prende il nome. Venne utilizzato la prima volta il 25 luglio del 1916 durante la battaglia della Somme. Questo lanciabombe poteva essere caricato con proiettili al fosgene oppure con olio combustibile per le granate incendiarie. Poteva essere utilizzato in batterie da centinaia di pezzi. Una delle sue caratteristiche principali è che per essere utilizzato veniva interrato, quindi quest'arma era molto difficile da individuare. Questo lanciabomba è piuttosto rudimentale, infatti consiste in un tubo di diametro 200 mm che utilizzava un proiettile che non era nient'altro che una bombola da 190 mm, che poteva contenere circa 14 kg di gas liquefatto e aveva una gittata di 1500 metri. L'orologio da polso.
Negli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale, l'orologio da polso era un'esclusiva soprattutto destinata al pubblico femminile. Uno dei primi creatori, ancor prima di Patek Philippe, fu Abraham-Louis Braguet, che nel 1812 creò il primo orologio da polso per la regina Carolina di Napoli. Poi successivamente ne creò uno anche per Napoleone. Nella Grande Guerra l'orologio era fondamentale, ovvero serviva per sincronizzare gli attacchi della fanteria con l'artiglieria, oppure con diversi battaglioni della fanteria stessa. Estrarre e riporre l'orologio da taschino nel taschino, scusate il gioco di parole, spesso diventava complicato, quindi vennero progettati i primi orologi da trincea che con un semplice movimento di braccio permettevano di vedere l'orario. Questi avevano un normale quadrante con una cassa ispirata agli orologi da taschino, ma con una protezione sulla lunetta per evitare la rottura del vetro, oppure dell'orologio stesso. Quindi questa invenzione, se così si può definire, ha influenzato e sta influenzando ancora la nostra vita di tutti i giorni. Abbandoniamo ora la parte più cruda della guerra, abbandoniamo gli armamenti e gli eserciti e parliamo dei modi di dire tuttora in voga. Mi spiego meglio, ci sono dei detti che sono nati proprio nelle nostre trincee e che tuttora usiamo come dialettica, come slang. Avete presente quando diciamo rompere le scatole? Ecco, questo modo di dire è stato coniato durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli ufficiali ordinavano ai soldati di rompere le scatole contenenti le munizioni per il nostro fucile modello 91 e di prepararsi così all'attacco. Questo ordine chiaramente non alludeva a nulla di buono per i soldati che, scocciati e con proprio le scatole rotte, erano obbligati ad eseguire gli assalti. Altri modi di dire coniati in trincea e diffusi a macchia d'olio dei reduci sono anche il termine crucco, che si serviva per indicare in modo dispregiativo un tedesco. Crucco deriva però dalla parola slovena cru, che significa pane. Era questa la prima parola che gli affamati soldati sloveni delle armate asburgiche pronunciavano una volta catturati. Cecchino è il termine forse più famoso e serve per indicare un tiratore scelto. Gli italiani infatti nominarono così i tiratori scelti avversari, ma anche i propri, prendendo il nome dall'imperatore d'Austria, Cecco Beppe. Ma il più emblematico, che in realtà è tutt'altro che volgare, è avere le palle girate. A differenza di quello che si possa pensare, questo termine non ce l'ha nulla di volgare o malizioso, anzi. Questo termine descrive una particolare usanza, che era quella di estrarre la pallottola dal bossolo e di capovolgerla. Questa procedura serviva per rendere il colpo ancora più letale. Infatti la pallottola aveva una deformazione tale da rendere l'impatto devastante e le ferite difficilmente rimarginabili. L'effetto era paragonabile alle fuorilegge pallottole d'un Doom. È inutile specificare che questa pratica era ritenuta vietata. Se rendeva le pallottole molto devastanti, questa pratica però peggiorava le prestazioni dell'arma, soprattutto le lunghe distanze. Siamo giunti al termine di questo video, spero sia stato interessante, spero vi sia piaciuto e davvero ancora grazie a tutti quelli che mi seguono, mi supportano e commentano i miei video. Anzi, vi invito a commentare anche questo video e a dirmi quello che ne pensate. Mi raccomando però, tenete un tono educato e civile, è la base della conversazione, ecco. E vi invito anche a seguirmi su Facebook, su Instagram e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi ricordo che ai 2000 iscritti pubblicherò un video ringraziamento un po' più carino. Grazie, ci vediamo alla prossima!